Ciao ragazzi, visto che intanto mi state chiedendo più specifiche per quanto riguarda i pannelli, come li ho montati, eccetera, eccetera, faccio un video dedicato solo a loro. Allora, io ho quattro pannelli, l'ho già detto in altri video, però lo ripeto anche qua. Io ho quattro pannelli, una stringa collegata in serie. Ogni pannello è da 420 watt, 37 volt a vuoto. Ogni pannello può erogare 11 ampere, ok? Totale 1700 di picco, però ripeto, non c'è mai arrivato a 1700 di picco, massimo 1450-1480 in condizioni idealissime. Allora, l'uscita di quattro pannelli che sono collegati in serie, io preferisco collegarli in serie perché per avere un cavo con una sezione minore. Vi ricordo che collegando i pannelli in serie aumenta il voltaggio, ma l'amperaggio rimane uguale. Quindi, anche con un cavo da 4 potete benissimo far passare questi 11 ampere. Io ho preferito mettere i cavi da 6 direttamente perché se un domani devo ampliarmi l'impianto, sono già a posto, non devo modificare cavi, passare altri cavi, sono già a posto, uso già quelli che ho. Quindi io ho un 2x6. Scelta di cavi, anche qua. Allora, i cavi per i fotovoltaici costano un sacco di soldi. Perché? Perché hanno un isolamento grosso, perché sono per fotovoltaici, ma soprattutto perché sono rossi e neri. Allora, discorso cavi. Allora, io ho scelto 2x6 mm, cavo classico di casa, ok, per 220, che è di colore marron e blu. Poi lo vedremo nel video. Non dico che costa la metà, ma costa molto meno. Quindi, perché comprare quello fotovoltaico quando con questo, nato per la corrente alternata, possiamo fare la stessa cosa? È sempre cavo. L'unica cosa che cambia è il colore, è la guarnizione, cioè l'isolamento che ha intorno il cavo, ma fa la stessa cosa, fa lo stesso lavoro. Io ho montato questo cavo 2x6, che dopo vediamo nell'altro video, non ho mai avuto problemi. Quindi anche qua, io ho fatto questa scelta, invece di spendere un sacco di soldi per il cavo apposta per il fotovoltaico, ho messo cavo che avevo già comprato per passare la corrente di casa mia all'inverter, ne ho comprato un po' di più, l'ho pagato la metà di quello del fotovoltaico e l'ho collegato in uscita dei pannelli. Ok? Quindi qua ho cavo monofase 2x6 mm. E inguainato ovviamente, però cavo classico che trovate dappertutto e costa la metà di quello fotovoltaico. Questa è una scelta che ho fatto io. Allora, qua mi sono dimenticato di disegnare una scatola di derivazione, poi lo vediamo in un altro video, dove ho un magneto termico per corrente continua, scaricatori di tensione in caso di sovraccarico, fulmini, e poi qua ho un altro fusibile, solamente prima dell'inverter, ne ho solamente uno prima dell'inverter collegato al positivo. Ok? Quindi, ripeto, questi pannelli sono collegati in serie 420 watt monocristallini, hanno una dimensione 1,8 metri per 1,15 metri. Ok? Sono belli grandi, però sono da 420 watt. Quindi, ripeto, con 4 io ho una potenza totale di picco di 1700. E niente, questo per quanto riguarda i pannelli. Allora, sempre per quanto riguarda i pannelli, vi spiego un po' il comportamento che hanno durante la giornata. È perché io ho scelto un inverter che legge tensioni basse, 30-120. Ok, dunque, i 30 volt o tensione d'innesco. La tensione di innesco in un inverter è la tensione minima che un inverter accetta per attaccare i pannelli e incominciare a produrre. Ok, quindi meno di questo voltaggio per l'inverter non esistono i pannelli collegati. Dopo i 30 volt vedi i pannelli e incominci ad attaccarli e farli produrre. Questi 30 volt qua nel mio territorio, in Sardegna, in quest'ora, quindi non è detto che in tutte le parti del mondo sia la stessa cosa, ce l'ho già dalle 7 del mattino. Ok, se io avessi preso un inverter che invece di leggere 30 volt ne legge 120, io i 120 magari non ce li ho alle 7, magari ce li ho alle 9, un esempio. Ok?
120 volt, ce li ho alle 9. E quindi mi perdo tutte queste ore, che qua magari mi darà 1 ampere, però sempre me lo sta dando. Dalle 7 alle 9, cioè è tanta, sono tante le ore, capito? Quindi anche se uno come me che ha pochi pannelli, ma se incomincia a produrre da subito, è come se abbia praticamente più potenza, ok? Però distribuita in tutto il giorno, ok? Quindi ripeto, io già dalle 7 del mattino sto già producendo. Alle 8 avrò magari 5 ampere, alle 8 del mattino. Alle 9 dico avrò 400 watt, un esempio. Cioè, è meglio iniziare, a mio parere, da prima, da subito, da appena c'è un po' di luce, e poi finire fino al tramonto. Ma anche al tramonto, io qua ho scritto alle 20, ma alle 21 io ho circa 90 watt, capito? Ho comunque 90 watt sempre in produzione, perché ripeto, ho fatto questa scelta di comprare questo inverter con un campo d'ingresso fotovoltaico basso, bassissimo, ok? Perché ho pochi pannelli. Certo che se avrei avuto 6 kW, quindi 6 kW anche loro da subito producono, e già sarebbe stato diverso, perché un 6 kW magari questi 120 volt me li dà alle 7 del mattino, ma siccome io ho pochi pannelli, ok, ho pochissimi pannelli, devo sfruttare tutte le ore del giorno. Ed ecco qua il mio inverter, 30 volt, 120 volt, ok? Quindi questo è l'andamento della mia produzione giornaliera. Scusate la calligrafia, fa schifo, però sto facendo le cose così momentanee. Tipo adesso un esempio. Un esempio, adesso ho 450 watt. Allora, sono le 6 e mezza di sera. Sto producendo 450 watt. Ok, ovviamente la batteria è già carica da un pezzo. Ok, è già carica da un pezzo. E sono già pronto ad affrontare la notte, capito? Magari se io, vedete qua, la tensione di ingresso è 114 volt alle 6 e mezza di sera, ok? Alle 9 di sera, magari da 114 sono 50 volt, ma 50 volt comunque il mio inverter lo legge. Quindi cosa succede? Leggendo anche i 50 volt mi toglierà 1-2 ampere, ma sempre me li toglie e me li mette nella batteria. Sarà poco, però comunque raschia quello che può raschiare. Ok, non so se sono stato abbastanza chiaro in questo. Cioè, io ho scelto di avere pochi pannelli, un inverter che legge tensioni basse, ok, però avere più ore di produzione, al contrario di quello che fanno magari in tanti, come ho visto anche certi tipi di inverter che leggono un minimo di 300, 350 volt fino a 900 volt, una cosa è allucinante per me, devi avere 100 milioni di kilowatt di pannelli. Io invece con questi quattro pannellini, ok, con questi quattro pannelli, ma con un inverter che mi legge tensioni basse, poi tramite il suo MPPT, che da questo voltaggio estrae anche il minimo ampere, io ho la produzione da subito, già dalle 7 del mattino. Qui dalle 7 fino alle 20, 21, io sto sempre producendo. Ovviamente qua avrò una produzione massima di 1400 watt, 1,4 kW nelle giornate ideali, fino a produrmi 80 watt, 50 watt verso le 8, le 9 di sera. Però comunque questo andamento, cioè l'andamento di produzione è questo. Poi c'è un altro fenomeno strano, strano che non avevo neanche calcolato io. Però anche lì l'ho sfruttato a mio favore. Allora, dunque, vi faccio un esempio. Mettete il caso che sono le 13, ok? Quindi siamo a metà giornata di produzione. Le batterie ho visto che già dalle 12 sono cariche. Quindi alle 13 cosa succede? Cosa fa l'inverter? Vede le batterie cariche, ok? Quindi vede che le batterie sono al 100%, la tensione di bulk è già stata raggiunta. Incomincia a togliere ampere, cioè gli ampere non riescono più a entrare nella batteria perché è già carica, ok? Quindi nelle prime ore del mattino io avrò qua una produzione lineare,
lineare da 0 a 1400 lineare, a un certo punto avrò un crollo della produzione, ma non perché i pannelli non producono più, perché la casa è alimentata, le batterie sono cariche, quindi cosa succede? Ampere non ne servono più ed ecco il calo di potenza da 1400 a 1200 a 1000. Ma non perché, ripeto, i pannelli non ce la fanno, è perché l'inverter dice basta, non ce la faccio più, cioè non so dove mettermi la corrente, e quindi comincia a scendere di potenza. Ed è qua una cosa che ho imparato a fare. In questo frangente di tempo, ripeto, in casa mia, per le mie abitudini, qua nel mio territorio, quindi con il mio irraggiamento solare, questo fenomeno me lo fa da mezzogiorno anche verso le 16. C'è questo calo di potenza. Se io attacco la lavatrice, questa potenza decrescente all'improvviso ha un picco, ricresce, perché l'inverter cosa fa? Vede che le batterie sono cariche, vede che gli ampere non ci stanno più, quindi incomincia a scendere con la corrente. Però all'improvviso la casa, che adesso sta assorbendo 260 watt, all'improvviso io attacco la lavatrice e mi assorbe 2 kW. Cosa fa? L'inverter vede i 2 kW e dice ai pannelli: no, no, date corrente, datemi corrente perché qua ho un carico da gestire. Ok, quindi cosa succede? Il calo di potenza che avete in questi orari, quindi la potenza che perdete se non date un carico, voi la potete recuperare, esempio, facendovi la lavatrice. Quindi voi fate la lavatrice, la lavastoviglie, qualsiasi cosa in più, caricare il monopattino, caricare la bici elettrica, senza toccare corrente dalla batteria, ma solamente sfruttando al mille per mille quello che possono darvi i pannelli. Non so se sono stato chiaro, però è una cosa semplice. Praticamente all'aumentare della tensione, quando la batteria è carica, quando la tensione di bulk è raggiunta, quindi la tensione massima è raggiunta, il sistema non riesce più a dare la corrente che dava all'inizio, quando le batterie erano scariche. Infatti io arrivo a 41 ampere, 45, 41 ampere di ingresso massimo di corrente alle batterie. Quando questa tensione magari è a 22 volt, 23 volt, 24 volt, man mano che la tensione cresce, gli ampere scendono. Scendendo gli ampere, ovviamente la produzione diminuisce, perché l'inverter dice ai pannelli: basta, io ho la casa alimentata, la batteria è carica, quindi basta, non riesco più, non so dove mettermi la corrente. Questo dice praticamente: non riesco più, cioè non so dove mettermi la corrente. Quindi in questo frangente qua, in questi orari qua, quando succede questa cosa, attaccate una lavastoviglie, attaccate la lavatrice, fate le cose che normalmente consumerebbero la batteria, oppure magari non fatti in altri orari, perché è quasi gratis. Perché comunque questo calo di tensione, questo delta tra la tensione massima che può dare il pannello e quella minima che raggiunge a batterie cariche, questo calo di tensione, questo delta lo perdete, questo delta di potenza è perso se non fate questo, se non dite all'inverter che vi serve altro carico, è perso. Ok? È perso proprio. Praticamente, ve lo dico in parole, cioè facendovi altri esempi, quando il sistema produce, è come che ci sia questo fiume di energia che scorre dalle 7 del mattino alle 21. Voi dovete fare di tutto per pescare più energia possibile da questo fiume. Quella che pescate, riuscite a gestirvi la casa. Quella che non riuscite a pescare è persa proprio. Ecco perché in questo frangente temporale, in questo arco temporale, quando i pannelli possono produrre ma non riescono a produrre, perché ormai l'inverter dice basta, non ne posso più, non so dove mettere la corrente perché la batteria è carica e la casa è alimentata, voi applicate carichi. Caricatevi il monopattino, caricatevi la bici elettrica, caricatevi la macchina, fate la lavastoviglie, fate la lavatrice, insomma, cercate di sfruttare al 100% i pannelli. È una questione di tempistiche ed è anche una questione di non buttare al cesso energia che altrimenti andrebbe persa. Ok? Quindi questo è un fenomeno che non mi aspettavo.
Ok, non mi aspettavo perché io ho appena montato i pannelli, ho visto, stavano producendo. A un certo punto questa potenza qua da 1400 è passata a 800. E mi sono detto, ma com'è possibile? Poi mi sono fatto due conti, ho detto, cavolo, la casa è alimentata, la batteria è carica, è certo che non sa più dove mettersi la corrente, l'inverter. E quindi niente, quindi lui prende e stacca. Se avevamo lo scambio sul posto, questa corrente in più la cedevamo a Enel, ok? Ma siccome io scambio sul posto non ne ho, e lui ovviamente non sa dove mettersi la corrente, dice ai pannelli: basta, basta, non mi serve più corrente, non producete più. Quindi fate in quest'arco temporale le cose che dovete fare in casa vostra, extra, ripeto, lavatrice, lavastoviglie. Io mi faccio lavatrice e lavastoviglie, non mi sfrutto le batterie e sono super a posto per la notte, ok? Adesso andiamo a vederci i pannelli fuori. Allora, dunque, questi sono i pannelli collegati in serie. Sono quattro pannelli, una stringa, 420 watt l'uno, 1700 totali. Allora, per regolare l'inclinazione, io in ogni pannello ho collegato una barra filettata in modo da avere la stessa angolazione di ogni pannello. Ok? Invece dall'altra parte li ho fissati con degli angolari e viti direttamente alla struttura in legno. Allora, questa è l'uscita del negativo, ok, collegata direttamente col connettore per il fotovoltaico. Questa è l'uscita del positivo, ok, che a sua volta è collegata a un diodo. Positivo, negativo, scendono e vanno direttamente all'inverter. Anche qua, per non far vedere i cavi, ho collegato tutto e ho verniciato tutto a color legno. Poi ho fatto una piccola canaletta sottoterra per portare poi tutti i cavi all'inverter. Ok, e questi sono i pannelli adesso, sempre più o meno puliti finché è possibile. Ovviamente quando piove fango lì non ci può fare niente nessuno, però li tengo più o meno sempre puliti. E niente, ok. Ah, dunque, questo è il sistema di protezione dell'impianto fotovoltaico dei pannelli. Abbiamo un magneto termico a 500 volt, ok, in corrente continua perché i pannelli solari sono in corrente continua. Due scaricatori di tensione, ok. Se seguiamo la linea arriviamo poi al fusibile. Questo è un fusibile che io l'ho messo solamente nel positivo, tanto è qua che serve. Il negativo va direttamente all'inverter, ok. Quindi questo è solamente il sistema della corrente continua dell'ingresso solare, diciamo.